Oggi si ruba content, yeah! Vabbò, oggi si ruba content, non dico nemmeno il nome di quelli a cui sto rubando il content, però oggi, signori, andremo a ricreare bandiere. Come si fa? Ah, un atto che mi sto guardando, se no non fate caso ai video che mi sto guardando. Comunque, oggi ricreeremo bandiere di nazioni a caso, signori, sì. Allora, prendi un'azione a caso, vediamo che cosa mi sceglie. Uff, la Slovenia è dura. Allora, io mi ricordo com'era la Slovenia. Allora, se non mi ricordo male. Ah. Tipo così. No, aspetta, allora. Tipo. Tipo così, diciamo, tipo così. E qua sotto è tipo rosso. Vabbè, ma che cacchio sto facendo? Ho fatto la bandiera della Serbia e Montenegro. Come faccio a sapere la bandiera Serbia e Montenegro? Ragazzi, in pratica Serbia e Montenegro era una nazione che aveva partecipato ai mondiali in Germania del 2006. E purtroppo venne eliminata subito. Ok, facciamo molto bene un logo bello rotondo. Rompo qua. Assolutamente senza spigoli. Ok, poi tipo è. Tipo rosso. Ok, bene. Oh, deseleziona. Un po' in sto loghetto e vabbè, non mettermelo messo tipo bassissimo, mettiamo in sto loghettino. C'era tipo una croce e se non mi ricordo male c'era anche un bordo, una traccia se non mi ricordo male bianca. Ok. A parte che in pratica è il logo della Svizzera messo, ma comunque, e poi lo mettiamo, ok. Secondo me è così la bandiera della Slovenia. Allora, bandiera Slovenia. Ok. Cacchio. Ragazzi, ho sbagliato tutto. Cioè, ho sbagliato l'ordine. Dovrebbe essere. Aspetta. Il calcolativo non. Non trovo sempre. Vabbè. Non ho fatto vabbè. Chi se ne frega. Ho sbagliato tutto, vabbè. Non ne vado fiero, non ne traggo soddisfazione da questa bandiera. Passiamo alla prossima, che speriamo di fare meglio. Pick a random country. Oh, ragazzi, il Sud Corea sarà facile, facile. Allora, il Sud Corea, allora dov'è? Ecco qua il pennellino, pennellino, pennellino. Pennellino, sì, però non così tanto grande. E deve essere tipo, no, sì, bianco. Essere tipo così. Ok, bene. È un po' storto. Ok, ovviamente ci devono essere.
I due Yin Yang Chun Jin Chong. Yin Yang Yo. Yin Yang Yo. Vedo che cartone bellissimo era Yin Yang Yo. Un cartone che solo. Sì, ho fatto il. Sì, quello è palesemente il logo della Pepsi. Quello è palesemente il logo della Pepsi. Però dai, ho fatto un buon lavoro. Allora, vediamo com'è la bandiera del Sud Corea. Sud Corea. Mi sa che ho mancato qualcosa. Ho mancato. Allora. La posizione dei colori l'ho fatta bene. È solamente il fatto che tipo. Che tipo ad esempio una cosa non è. Ho fatto un sushi. Benissimo, ragazzi, devo. Sicuramente andare a dormire, infatti questo video lo voglio fare veramente veloce, ma tipo un sacco veloce perché ok, così dovrebbe, vabbè, non riesco a fare il bandiera bene, ok? La prossima bandiera, vi prego, datemi un'altra, te la faccio in 5 secondi, della nazione di Osimen. Allora, la Nigeria ha, ecco qua, tipo questo coso qua, infatti, ha un colore, no, ce l'ha più scuro, un attimo, ce l'ha più scuro. Ce l'ha più scuro. È tipo così. Boh, non lo so. Andiamo a vedere la bandiera di Osimen. Ha segnato. Ti dico che. Cacchio, io me la ricordavo più scura la bandiera della Nigeria. Vabbè, ma. Non so, ragazzi, io non so le bandiere, ok? È colpa mia. Ok, quella prossima. Ah, anche qua bandiera molto semplice. Allora, il verde deve essere tipo un verde Italia. No, deve essere più un verde Irlanda. Ma tipo, allora, ecco qua, mi serve un arancione Irlanda. Ecco qua. Tipo così, ok? È tipo così la bandiera della Costa d'Avorio. E vabbè, ma non so a nulla. Mi ero scordato di togliere lo sfondo. Che è sta cosa? Ragazzi, tra l'altro vi annuncio un paio di cose. Ho finito. Va, come va? Va, come va? Come va? Va, come va? Vabbè. Così deve essere tipo la bandiera Costa d'Avorio. Andiamo a vedere. Bandiera Costa d'Avorio. Ecco qua.
Allora, vi devo dire che non è nemmeno uscita così tanto male. Mi aspettavo di peggio. Allora, sicuramente sì, il giallo deve, il l'arancione deve essere più acceso. E anche il verde. Però per il resto, bella bandiera. Ne facciamo un'ultima. Boh, io non. Dai, facciamone un'ultima così. A caso, dai. Perché tanto ha ancora tempo. Da dove verrà? Ah, ragazzi, questa è la più semplice proprio. Il problema è che, ragazzi, io la devo fare al 100% buona. Ma per prima cosa mi serve un rosso tipo questo, un rosso così. No, in realtà è un rosso molto più acceso. Tipo questo qua, ecco. Poi devo creare tipo una piccola stella. Una stella storta proprio. Una stella po' proprio storta. Ragazzi. Normale. Questo. Il bello. Proprio il Vietnam con la luna storta proprio. Drago, drago. Vabbè. Allora, secondo me mi è uscita. Ok, questa è l'ultima bandiera di oggi, signori. Vediamo. Allora, ho beccato il rosso. La stella non me la ricordavo, però con così tanti spigoli. Vabbè, dai. Ragazzi, rankate tutte queste bellissime bandiere che ho provato a replicare. Vabbè, ci vediamo. Ciao.